A Montecatini matti per il calcio, 16 squadre provenienti da centri di salute mentale e ASL di tutta Italia si sfidano nella manifestazione organizzata dalla WISP. Si chiama Matti per il calcio, giunta alla 12ª edizione, il progetto dell'Unione Italiana Sport per Tutti ha portato a Montecatini 16 squadre formate da centri di salute mentale e ASL di tutta Italia. È andata per noi Federica Sevi. È una scoperta di se stessi. Piano piano ti chiedi, ti poni dei obiettivi maggiori, cerchi di superare i tuoi problemi alzando l'asticella. Lo sport per affrontare problemi e condividerli con gli altri. In campo 16 squadre provenienti da tutta Italia, composte da persone con disagio mentale, infermieri, operatori e medici. 3 giornate di calcio e socializzazione organizzate dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, frutto di un percorso che ha l'obiettivo di favorire l'integrazione e vincere l'isolamento. La cosa che sicuramente fa più male è la solitudine, quindi solo lo stare insieme, il poter creare delle amicizie, dei legami, poter relazionare, questo aiuta tantissimo le persone. La parola chiave è stare insieme come terapia. Noi abbiamo riscontrato effetti assolutamente positivi sui ragazzi che riescono davvero a recuperare l'autostima, il senso del gruppo, la socializzazione, il piacere di stare insieme. L'appuntamento fiorentino fa parte di un percorso in cui la WISP è impegnata per tutto l'anno, coinvolgendo centinaia di persone e offrendo loro l'opportunità di inclusione e amicizia.